Bene. Benvenuti, benvenuti ai tre grandi del Rinascimento. E questo primo incontro è diviso in due parti, un'introduzione e poi ci occuperemo di Raffaello. Quindi questo seminario di commento ai tre grandi del Rinascimento è dato in preparazione al nostro viaggio nella Firenze ermetica. E commenteremo quindi tre conferenze di Rudolf Steiner tratte da Opera Omnia 62 e Opera Omnia 63, appunto riunite in questo volumetto, I Tre Grandi del Rinascimento. Le tre conferenze sono La missione di Raffaello alla luce della scienza dello spirito, La grandezza spirituale di Leonardo alla svolta dei tempi moderni e Michelangelo e il suo tempo secondo la scienza dello spirito. Nonché ci riferiremo alla conferenza contenuta in Opera Omnia 292, Storia dell'arte, specchio di impulsi spirituali, intitolata Leonardo, Michelangelo e Raffaello, che in un certo senso amplia alcuni aspetti e ne riassume altri di queste tre conferenze. E attraverso il commento delle conferenze di Steiner approfondiremo in particolare i nessi karmici, quindi di destino, nella storia occulta tra i grandi, questi tre grandi del Rinascimento, grandi maestri, artisti del Rinascimento, e la storia occulta dell'anima e dello spirito di popoli italiani. Dunque, non sarà tanto un commento alle opere d'arte, nel senso della storia dell'arte, quanto al fenomeno spirituale che si esprime per mezzo della biografia di questi tre grandi spiriti. Mostreremo infatti solo le opere menzionate da Steiner nei commenti, e neanche tutte, alcune, e che sono fondamentali per la comprensione di quale spirito appunto si esprimeva davvero nell'artista che stiamo commentando. Questo anche rispetto appunto all'evoluzione dell'anima di popolo italiana, guidata a sua volta dallo spirito di popolo italiano. Impareremo, soprattutto in questa introduzione, come già abbiamo visto precedentemente in diversi viaggi, diversi di voi ci hanno accompagnato nei viaggi di Pleroma Viaggi, che l'anima di popolo italiano e lo spirito di popolo italiano si dispiegano e si possono ritrovare appunto nelle stesse città italiane che abbiamo visitato nei nostri viaggi. In particolare, vedremo come l'anima di popolo italiana evolve guidata dal suo spirito di popolo. Per la precisione, in quello che è, diciamo, il riferimento spirituale e nel mito, l'anima di popolo italiana, forse alcuni di voi lo sapranno, è chiamata l'Italia turrita e stellata, e lo spirito di popolo italiano è l'arcangelo Rafael, che veniva chiamato Thoth dagli Egizi, Hermes o Ermete dai Greci e Mercurio dai Latini. E infatti, nel suo complesso, questo non ci deve stupire perché Rudolf Steiner ci dice che il popolo italiano è una reincarnazione dell'antico popolo egizio. E dunque, nel Rinascimento dobbiamo leggere il Rinascimento, o se volete, la reincarnazione della coscienza dell'antico popolo egizio in una nuova forma. E vedremo man mano alcuni riferimenti a questo. Al momento dell'incarnazione dei tre grandi del Rinascimento, che qui vedete nei ritratti, era da poco cominciata la nostra attuale epoca dei pesci o dell'anima cosciente, che comincia nel 1413. E questi tre grandi del Rinascimento, questi tre maestri, si erano incarnati in breve successione: Leonardo nel 1452, Michelangelo nel 1475 e Raffaello nel 1483. E lasciano il piano terreno, muoiono, avendo con la loro opera espresso, possiamo dire, una triarticolazione, tre aspetti dell'anima di popolo italiana, appunto l'Italia turrita e stellata, in quello che è il periodo centrale di maturazione dell'anima di popolo italiana stessa.
Leonardo muore a 67 anni nel 1519, Raffaello a 37 anni, e vedremo anche questo aspetto nel 1520, e Michelangelo a 89 anni nel 1564. Quindi l'azione di questi tre grandi del Rinascimento è la culminazione di quello che è l'evoluzione dell'anima di popolo italiana, nonché tutto lo sviluppo, lo slancio spirituale delle epoche precedenti in una forma artistica. Come vi dicevo, infatti, il Rinascimento, in questo senso più spirituale, occulto, significa che lo spirito dei popoli precristiani, quindi, se volete, pagani, e specialmente il popolo egizio, rinasce in Italia in forma cristificata, cioè passando attraverso l'esperienza del mistero del Golgota. E dovete tenere presente che questo spirito del popolo egizio, quello appunto che chiamiamo Rafael, aveva agito anche riversando i suoi impulsi nell'epoca greca, che appunto i greci si riferivano agli egizi come all'origine della loro stessa cultura. Quindi dovete tenere presente che in particolare vedremo il Rinascimento come espressione della rinascita del popolo egizio attraverso quello greco in Italia. Il tutto compenetrato dall'impulso del Cristo, quindi non più le divinità pagane, diciamo, espresse in modo diretto, ma attraverso quelle che sono le figure bibliche e in particolare quelle del Nuovo Testamento. Quindi questo sentimento di questo rinascimento dell'antichità attraverso il mistero del Golgota in Italia, vive nell'anima di Leonardo, Michelangelo e Raffaello, che erano quindi degli artisti nel vero senso della parola, degli artisti totali, cioè nelle cui anime viveva una certa unione col mondo spirituale e che quindi, creando forme artistiche a partire da questa connessione spirituale, la manifestavano. E al contempo, attraverso questa loro azione di espressione del mondo spirituale in forme artistiche, si manifesta lo stadio centrale di evoluzione dell'anima di popolo italiana, diretta dal suo spirito di popolo, Rafael, o se volete, Mercurio, Ermete o Thot. Quindi questi tre grandi del Rinascimento vissero al tempo, per vedere un altro aspetto di cui parleremo, al tempo in cui il paganesimo rinasce anche in un'altra forma, ovvero rinasce attraverso l'ascesa del potere dei papi di Roma. Cioè, i papi, in questa fase storica che noi chiamiamo Rinascimento, incarnano in pieno tutta quella che era non tanto, diciamo così, il vertice di quello che era la civiltà pagana, sia egizia che greca, bensì, e quindi anche romana, bensì la decadenza di quello che era la cultura precristiana, cioè l'aspetto decadente del paganesimo. Infatti, nei papi di Roma, in questa fase che possiamo, diciamo, riassumere nel nome di Rinascimento, non viveva affatto la moralità in senso cristiano, e né tantomeno lo spirito del Cristo, come era non molti secoli prima portato da San Francesco, ma bensì viveva la sete di potere esteriore, che tuttavia ebbe anche come risultato, possiamo dire, la gestazione, lo sviluppo e la nascita delle massime forme d'arte mondiale proprio con i tre grandi del Rinascimento. Quindi è un paradosso, nel senso che ciò che viveva spiritualmente in questi tre grandi, Leonardo, Michelangelo, Raffaello, aveva necessità di manifestarsi e si manifestò proprio grazie al supporto, al mecenatismo dei papi di Roma che, d'altro canto, incarnavano non quella rinascita, quel rinascimento del paganesimo in forma cristificata che portavano Leonardo, Michelangelo e Raffaello, ma incarnavano proprio la decadenza invece del paganesimo. Tutti gli aspetti di decadenza delle antiche culture romana, greca ed egizia. Quindi, questi papi di Roma avevano una sete di potere esteriore sconfinata, ma paradossalmente permisero
il comparire di questi tre, diciamo, dell'attività di questi tre grandi e delle loro opere d'arte. Nel corso di questo seminario di commento, perdonatemi se potrete trovare i commenti e i riferimenti complessi, ma dovete tenere conto che esprimono non solo, appunto, non sono solo dei commentari delle opere di Steiner, ma esprimono anche la ricchezza di quanto in questi anni siamo andati esperendo lavorando all'impulso Pleroma Scuola Misteriosofica, in particolare con Pleroma Viaggi, quindi con i viaggi che abbiamo portato. Nel corso di questi viaggi abbiamo seguito scrupolosamente le indicazioni date da Rudolf Steiner, continuando quindi le ricerche di scienza dello spirito antroposofica nelle direzioni da lui già tracciate e che quindi qua, man mano, lo abbiamo già visto in altri seminari, trovate un riferimento. E quindi non possiamo parlare di queste tre grandi rinascimento se non parliamo dell'anima di popolo italiano, quindi l'Italia turrita e stellata. E l'evoluzione, quindi qui siamo nell'introduzione che vi dicevo, poi andremo a parlare di Raffaello. Quindi l'evoluzione dell'anima di popolo italiana, possiamo porre una data di inizio, comincia con la fondazione di Roma il 21 aprile del 753 a.C., con Romolo, discendente di Alba Longa, e quindi di fatto l'inizio dell'epoca dell'anima razionale, la quarta epoca di cultura. E giunge ora con i tre grandi del Rinascimento all'alba dell'epoca dell'anima cosciente nel 1413, questo suo sviluppo. Quindi quando noi passati più di 2160 anni di sviluppo dell'anima di popolo italiana dall'originaria fondazione di Roma. Quindi fondamentalmente è passata un'intera epoca di cultura e qualche anno in più. Quindi passiamo dalla epoca dell'anima razionale affettiva, la quarta, a quella che è effettivamente la quinta epoca dell'anima cosciente che inizia nel 1413. Quindi noi non possiamo parlare di questi tre grandi del Rinascimento senza descrivere da un lato dell'evoluzione dell'anima di popolo italiana e dall'altro della manifestazione progressiva dello spirito di popolo italiano. E come vi dicevo, appunto, se da un lato abbiamo l'Italia turrita e stellata, che qui vedete in un'immagine, che è l'immagine dell'anima di popolo italiana, lo spirito di popolo italiano è l'arcangelo Rafael. E quindi è il genio dell'arcangelo Rafael che, man mano che si manifesta nella sua evoluzione in ascesa verso la sfera degli arcai, gli spiriti del tempo, riversa quelli che sono i suoi impulsi spirituali nell'anima di popolo italiano. E quindi dobbiamo riconoscere in un senso unitario il venire a formarsi ed esprimersi dell'anima di popolo italiana in diversi aspetti, in primis con l'espressione della lingua italiana. E con la nascita poi sul piano fisico delle forme proprie artistiche che esprimono, possiamo dire, la natura profondamente artistica dell'anima di popolo italiano. Quindi nel Rinascimento noi abbiamo possiamo dire, la coincidenza sia della manifestazione dello spirito di popolo italiano, dell'arcangelo Rafael, nell'anima di popolo italiano, nel suo stadio di massima splendore. Ed è proprio appunto nel Rinascimento. L'anima di popolo italiana, come vi dicevo, si reincarna da quello che è l'antico popolo egizio ed è una forma particolare dell'anima senziente universale, cioè di quella che è l'anima senziente dell'Adamo cosmico. E quindi quello che Leonardo, Michelangelo e Raffaello, quando saranno compresenti a Firenze nel 1505, è l'anno in cui, possiamo dire, coincide con questa massima manifestazione dello splendore dell'anima di popolo italiana, che manifesta così le sue forme sia nella lingua, l'italiano, sia poi in quello che è le forme artistiche.
per questo vediamo in breve l'arco di sviluppo che geograficamente passa attraverso la spina dorsale dell'Italia stessa. Perché questo impulso di formazione dell'anima di popolo italiana, quindi con la sua espressione sia linguistica che artistica, ascende da sud a nord, verso il nord della penisola italiana, con la successione quindi di stadi di coscienza e manifestazione dell'anima di popolo italiana stessa. Abbiamo avuto modo di visitare ed esperire tutti questi luoghi, Firenze sarà il prossimo, nei nostri viaggi con Pleroma. Quindi l'evoluzione dell'anima di popolo italiana risale da Roma, quindi nel Lazio, ad Assisi, in Umbria, a Firenze, in Toscana, che appunto faremo a breve, per arrivare a Torino, in Piemonte, per poi da Torino ridiscendere verso Roma dopo il Risorgimento. Quindi avete questi quattro luoghi che nella loro manifestazione, anche appunto nelle forme dello spazio, nella loro urbanistica, ma anche nella loro arte, sono delle immagini, delle impressioni di quelle che sono gli stadi di evoluzione dell'anima di popolo italiano: Roma, Assisi, Firenze, Torino e poi di nuovo Roma. E quindi i viaggi che facciamo con Pleroma Viaggi non sono quindi mossi dal caso o, ancor peggio, da un'idea commerciale, come qualcuno si vorrebbe convincere, ma al contrario sono guidati da uno scorrere della vita spirituale in manifestazione, della ricerca, quindi della comprensione di questo scorrere della vita spirituale in manifestazione, come necessità per l'anima e lo spirito di popolo italiani. I viaggi, infatti, hanno lo scopo di risvegliare la coscienza del destino del nostro popolo in cui abbiamo scelto di incarnarci. E allora, per estensione, del ruolo dell'Italia e degli italiani in Europa e dunque nel mondo nell'epoca dell'anima cosciente. Quindi questo è ciò che muove in effetti i viaggi che conduciamo. E vediamo quindi sette stadi fondamentali di sviluppo dell'anima di popolo italiana, quindi l'Italia turrita e stellata che qui vedete in questa immagine. Quindi partiamo dalla fondazione di Roma, il 21 aprile del 753 a.C. Il 21 aprile è la data coincidente con i Parilia, cioè delle feste pastorali del dio romano Pales, che era protettore degli allevatori e del bestiame tramite una cerimonia che appunto veniva attuata il 21 aprile, celebrata il 21 aprile, che era il salto di balle di fiene incendiate di un fuoco purificatore da parte dei pastori. Il 21 aprile coincide anche col principio del segno del toro, infatti è fondamentale il toro nell'immagine di fondazione di Roma, perché furono i buoi che, condotti dall'aratro di Romolo, hanno segnato la forma quadrata come nucleo della prima forma urbis Romae, l'archetipo della città di Roma. Questo quando siamo stati a Roma, se vi ricordate, ce l'ha raccontato Valentina Foti. Quindi Roma, che nel corso dalla sua fondazione, nella sua storia, ha conquistato esteriormente la Grecia, viene conquistata interiormente dalla Grecia stessa. Cioè, significa che la cultura greca continuava a vivere a Roma e l'arte greca continua dunque nell'arte romana. E questo sarà importante per comprendere l'azione dei tre grandi del Rinascimento. Passiamo poi a quello che è l'evento del mistero del Golgota. Siamo a metà dell'epoca greco-romana, nel 3 aprile del 33 d.C., che ha effetto su tutta l'evoluzione umana terrestre e cosmica, così che si passa da quella che era la prevalenza dell'anima di gruppo dei popoli precristiani fino ai romani, con gli dei pagani, all'io individuale con l'impulso dato dal Cristo. In questo abbiamo visto con la luce segreta di Milano, il nostro viaggio a Milano, che fu Costantino nel 313 d.C., con la firma dell'editto di Milano, a determinare un certo sviluppo di quella che sarebbe stata la Roma cristiana, nel senso di una forma esteriore in cui quello che era l'originaria spiritualità cristiana
viene in effetti soffocata da quello che sono le forme esteriori del potere che poi prevarrà a Roma. E appunto i papi di Roma del Rinascimento sono una successiva espressione proprio di questo prevalere della forma sulla sostanza che ebbe come effetto l'editto di Milano. E tanto che possiamo dire che tutto l'arco evolutivo dell'anima di popolo italiano conduce verso la spiritualizzazione della forma nel rovesciamento di Roma in Amor, che appunto è Roma letto al contrario, il suo vero nome, il nome segreto, cioè lo spirito dell'amore. E vediamo come questo, man mano, questa spiritualizzazione della forma Urbis Romae originaria si manifesta. E quindi passiamo per la nascita e l'opera di Francesco d'Assisi. Siamo nel 1226-1230, che come patrono d'Italia, insieme a Santa Chiara, incarna l'anima di popolo italiana, possiamo dire nel suo totale sviluppo. Cioè, se dovessimo scegliere un rappresentante appunto storico dell'anima di popolo italiano nel suo insieme e della sua connessione col mondo spirituale, è appunto Francesco d'Assisi. Quindi rappresenta tutto lo sviluppo di quello che sarà il destino del popolo italiano, non solo nella quinta epoca di cultura, quindi lui si incarna verso la fine della precedente, quindi dell'anima razionale, della quarta epoca, attraverso tutta la quinta epoca di cultura, fino ad arrivare alla sesta epoca di cultura, perché, come abbiamo detto in altre occasioni, Francesco, che è la reincarnazione del primo discepolo del Buddha, Josafat, quindi il primo discepolo che raccoglie in sé sia l'impulso del Buddha, la dottrina del Buddha, che l'impulso del Cristo, è Josafat, ovvero il nuovo Bodhisattva, il successore del Buddha stesso. Egli che venne chiamato Alter Christus, l'altro Cristo, agisce nella sua opera restaurando in senso spirituale la Chiesa. Ma non solo, agisce anche sulla lingua italiana con il suo Cantico delle Creature, che è un vero e proprio inno a quella che possiamo chiamare l'ecologia spirituale, che ci caratterizza come missione del destino di popolo italiano, per quanto ci possa sembrare strano oggi. E di questo abbiamo approfondito nei nostri due viaggi ad Assisi. E arriviamo a un altro stadio, il terzo, a Firenze. Quindi siamo spostati da Roma ad Assisi, a Firenze, che sarà anche il centro del nostro approfondimento sia con questo seminario di commento ai tre grandi del Rinascimento che con la Firenze ermetica che visiteremo il prossimo 11, 12 e 13 febbraio. Perché Firenze è il luogo dove l'anima di popolo italiana incontra per la prima volta, possiamo dire, in una maggiore coscienza il suo spirito di popolo, colui che conosciamo come appunto l'Arcangelo Raphael o se volete Thoth Hermes Mercurio. A Firenze avviene l'incarnazione di Dante Alighieri, siamo nel 1265-1321. Dante Alighieri fu un templare laico appartenenti ai fedeli d'amore, che appunto erano dei templari, continuatori dei templari, anche se in una forma artistico-poetica, che insieme daranno dignità alla forma scritta del volgare. Quindi tutta l'azione dei fedeli d'amore sarà volta a dare dignità alla forma scritta del volgare, che è la prima forma dell'italiano moderno, continuando quindi quella che era stata un primordio di questa azione proprio di San Francesco d'Assisi. Così che quella che è una sola lingua, potrà cominciare ad unire il popolo italiano al posto dei dialetti, che invece sono ancora espressione delle divinità guida dei precedenti popoli, che quindi erano popoli fondamentalmente pagani, quindi pre-cristiani di fatto, da cui quelle che sono possiamo dire, le correnti di discendenza del popolo italiano, quindi da un punto di vista della loro discendenza fisico-eterica, appunto si incarnano le anime di quelli che erano gli antichi egizi. Quindi,
Attraverso l'azione dei fedeli d'amore è il volgare come sola lingua che unirà tutti i popoli al di là dei dialetti, sul quale si potrà poi successivamente infondere l'azione di questi tre grandi del Rinascimento. Quindi all'inizio del XIV secolo, con la scrittura e la pubblicazione poi della Commedia, Dante aveva preparato la via per, possiamo dire, la discesa della lingua italiana dei mondi spirituali. E come sappiamo da Rudolf Steiner, le lingue, qui la lingua italiana, ma tutte le lingue del mondo, risiedono nel corpo astrale dell'arcangelo di popolo, o se volete, dello spirito di un popolo. Cioè, l'italiano risiede, prima della sua manifestazione sul piano fisico-sensibile, attraverso l'opera di Dante, dei fedeli d'amore, ma anche di Francesco d'Assisi, nel corpo astrale dell'arcangelo Rafael. Quindi Dante, con la sua opera, che viene pubblicata al momento della sua morte nel 1321, chiude il Medioevo e in questa chiusura possiamo dire che prefigura nella commedia tutto il Rinascimento e, in un certo senso, comincia anche, in un senso storico, il Rinascimento stesso. Quindi alla fine del Medioevo e la prefigurazione e inizio del Rinascimento intero. E arriviamo poi a questo quarto stadio, successivamente a Dante, sempre a Firenze, poco dopo la metà del XV secolo, con la fondazione dell'Accademia Neoplatonica da parte di Marsilio Ficino, con quello che è il patronato di Cosimo de' Medici. Con la fondazione dell'Accademia Neoplatonica si ebbe il decisivo impulso spirituale alla nascita, diciamo, al Rinascimento stesso, possiamo dire. Quindi a quello che noi, al nostro concetto attuale di Rinascimento, come noi lo intendiamo, al suo culmine, proprio quando immaginiamo quel 1505, quando Leonardo, Michelangelo e Raffaello sono compresenti a Firenze. Quindi possiamo dire che l'Accademia Neoplatonica è la vera e propria manifestazione dell'Arcangelo Rafael che progressivamente rinfonde, riversa quella che è la sua azione spirituale nel pensare, sentire e volere del popolo italiano in formazione, che a sua volta si esprime in un potentissimo impulso al rinnovamento di scienza, arte e società, che proprio l'Accademia Neoplatonica si prefiggeva di portare a realizzazione, una realizzazione di un'utopia, di fatto. Infatti, quando Marsilio Ficino traduce gli Ermetica, i testi sacri di Ermete Trismegisto, fondatore dell'antica cultura egizia, quindi inizio della terza epoca di cultura, Marsilio Ficino intravede negli Ermetica, in questi testi, una rivelazione divina per cui è possibile rintracciare il precursore dell'incarnazione del Logos. Quindi è possibile addirittura far risalire all'antica cultura egizia una concezione del Cristo prima della sua venuta in Gesù di Nazareth. E con Pico della Mirandola, che fu appunto un altro grande che agì nell'Accademia Neoplatonica, si deve a lui la formulazione di una sintesi tra quella che era la Cabala, quindi quella che era la scienza dello spirito cabalistica, in una nuova forma ermetico-cristiana, su cui era una intenzione di Pico della Mirandola la possibilità di fondare una scienza dello spirito cabalistica compenetrata dall'impulso del Cristo, e che quindi sarebbe stata di fatto, Steiner lo dice, precorritrice della scienza dello spirito antroposofica, che sarebbe comparsa solo alla vol al volgere del XIX secolo, della fine del XIX secolo. Quindi dobbiamo intendere appunto quest'azione dell'Accademia Neoplatonica fondamentale per comprendere il Rinascimento, così come stadio di mezzo e quindi diciamo di massima splendore di quello che è l'anima di popolo italiana e dell'azione dello spirito di popolo italiano. Quindi, come vi dicevo, il Rinascimento, nel senso dell'Accademia Neoplatonica, quindi nel vero senso occulto,
è il rinascimento della coscienza dell'antico popolo egizio nel popolo italiano. È la prima volta che c'è una presa di coscienza del fatto che nel popolo italiano si è reincarnato l'antico popolo egizio. E quindi dell'ispirazione dell'arcangelo Rafael che aveva originariamente illuminato il maestro Ermete Trismegisto da cui prende il nome, appunto Rafael o Hermes Ermete. All'epoca della fondazione antica dell'Egitto, che è situata all'inizio della terza epoca di cultura nel 2907 avanti Cristo, quindi 3 millenni prima del Cristo. Quindi dovete, bisogna riconoscere che in questa traduzione che Marsilio Ficino fa degli Ermetica, rinasce Ermete Trismegisto, possiamo dire, quindi il suo impulso spirituale e quindi quello dell'arcangelo Raffaele, che vengono colti a maggiore coscienza come rinascenti nel popolo italiano. E quindi, come Steiner ci descrive, se è vero che la terza epoca di cultura, che è quella egizia, si reincarna nel suo complesso nella quinta, la nostra, dell'epoca dell'anima cosciente, è specialmente vero per il popolo italiano, che non solo in un senso generale, ma in un senso specifico, il popolo italiano è la reincarnazione dell'antico popolo egizio e quindi delle anime che erano incarnate allora e che ritornano appunto nella cultura italiana della quinta epoca. E così, quando visiteremo la nostra Firenze ermetica, esplorando il cuore di Firenze come culla del Rinascimento, vedremo così iscritta negli edifici e nelle opere artistiche la massima espressione dell'incontro, possiamo dire, tra lo spirito di popolo italiano, in questi impulsi spirituali che fa discendere verso quello che è la nazione Italia, l'anima di popolo italiana, che invece nella sua evoluzione si eleva. Quindi la discesa degli impulsi spirituali di Rafael e l'ascesa, e quindi la maturazione e lo sviluppo dell'anima di popolo italiano. E quindi questo spirito rinascimentale è l'incontro culmine proprio di questi impulsi di Rafael riversati nell'anima di popolo italiana, che quindi qui nel Rinascimento coglie la missione di destino dell'intero popolo. Quindi, se vogliamo trovare dove nella storia l'Italia ha colto quello che era la sua vera missione di destino, dobbiamo sicuramente andare nel Rinascimento e quindi i tre grandi del Rinascimento ci parleranno di questo. E possiamo dire che vi è anche uno stadio ulteriore, quindi un quinto stadio, più occulto, meno conosciuto dalla storia esteriore che si ebbe in quello che è il XVIII secolo, alle porte di quella che sarà poi la Rivoluzione francese, con l'intervento di Cagliostro in diversi paesi europei. Quindi della sua azione non possiamo parlare ora, ma vi basti sapere, riguardo all'azione di Cagliostro, che quello che noi chiamiamo il tricolore, quindi verde, bianco, rosso, nasce da un suo impulso, che a sua volta era espressione di quello che erano gli impulsi che avevano la cerchia Rosa Croce, guidata all'epoca da Saint Germain, ovvero il reincarnato Christian Rosenkreuz. Quindi Cagliostro lascerà ai suoi seguaci le indicazioni per quella che sarà la futura bandiera italiana, che rappresenta appunto l'Italia turrita. L'Italia turrita e stellata, l'anima di popolo italiano, che è vestita di rosso, bianco e verde, e che in se stessa rappresenta la triarticolazione di libertà, uguaglianza e fraternità, che erano i veri ideali spirituali della Rivoluzione francese e che erano stati dati dai Rosa Croce come espressione di fede, amore e speranza, che erano i principi spirituali sui quali Rosa Croce in effetti operavano. Quindi fede, amore e speranza di Rosa Croce si riversano in quelli che erano i veri ideali della rivoluzione prima che degenerasse, come libertà, uguaglianza e fraternità. E quindi Cagliostro opera in modo,
prima in Francia, dove non riuscirà a impedire che la rivoluzione francese prenda una piega estremamente distruttiva e soprattutto atea, e quindi tornerà in Italia e tra gli ultimi atti che compirà sarà quello di servire l'anima di popolo italiana donando l'immagine, i colori del tricolore, appunto, di cui si veste l'Italia turrita e stellata. Quindi dovete tenere presente che questo triplice ideale Rosa Croce, quindi fede, amore, speranza, libertà, uguaglianza e fraternità, viene lasciato da Cagliostro a quelli che erano i fratelli della massoneria egizia, tra cui vi sarà Giuseppe Garibaldi, che dunque si assicurerà insieme agli altri risorgimentali, ne parleremo tra poco, di far uscire la Chiesa Cattolica dallo Stato italiano. Un fatto fondamentale per lo sviluppo libero e indipendente dell'Italia, che poi, come sapete, venne prontamente disfatto col fascismo, con i patti lateranensi, che ne abbiamo ancora oggi, diciamo, a compiere i loro effetti. Quindi, quella che è il sesto stadio, che è un ulteriore stadio di sviluppo dell'anima di popolo italiano, lo abbiamo visto nella nostra visita a Torino, che fu la prima capitale d'Italia, vi dicevo, Roma, Assisi, Firenze, Torino, Torino prima capitale d'Italia, luogo da cui partì il poderoso processo di unificazione dell'Italia del Risorgimento, in particolare la data è il 1861, guidato principalmente da Mazzini in un senso interiore, possiamo dire, e da Garibaldi in un senso esteriore. E come abbiamo visto nel nostro viaggio in Inghilterra e nel commento alle gesta dei Cavalieri a Tavola Rotonda che lo ha preceduto, se dobbiamo guardare agli avvenimenti del Risorgimento, per comprenderli da un punto di vista spirituale, karmico, dobbiamo rivolgerci proprio alla Tavola Rotonda, ai Cavalieri della Tavola Rotonda. Fatti che risalgono già ai primi 5 secoli dopo il mistero del Golgota, al V secolo d.C. E proprio Steiner ci indica che in Garibaldi rivivono queste antiche gesta dei Cavalieri della Tavola Rotonda in quegli eventi che noi chiamiamo il Risorgimento. E qui chiaramente ve lo do come rimando a questi stadi, ma non possiamo, diciamo, andare oltre. Ecco che giungiamo poi al movimento di ritorno, vi dicevo che da Torino si ricentra a Roma, quindi arriviamo a quelli che poi sono i tempi attuali. E dobbiamo tenere presente che in questo arco di sviluppo di quello che è l'anima di popolo italiana, dobbiamo immaginare quindi tutta passata tutta la quinta epoca di cultura, la ritroveremo infine a culminare in un arco ancora più grande. Questo arco ancora più grande, Steiner ce lo racconta in Opera Omnia 130, il cristianesimo esoterico, è quando 5.000 anni dopo la venuta del Gautama Buddha, che si incarnò nel 566 a.C., si incarnerà quello che vi ho anticipato essere il suo successore, cioè il Bodhisattva che noi chiamiamo San Francesco. Quindi, quando San Francesco si incarnerà a circa metà della sesta epoca di cultura, siamo quindi nel 400, nel 4434 d.C., egli in quel nostro lontano futuro, nostro in un senso spirituale, si incarnerà finalmente a conquistare lo stadio successivo della sua evoluzione, che da Bodhisattva diventerà un Buddha. Quindi, quello che noi chiamiamo San Francesco, che è una reincarnazione del primo discepolo del Buddha, sarà il Maitreya Buddha, il successore del Buddha. Steiner ci racconta che qui vedete in questa immagine di Sandro Parise che ha fatto per il nostro centro a Pleroma, a Buggiano. Quindi il Maitreya Buddha, circa a metà della sesta epoca di cultura, diverrà il portatore della rinata parola creatrice del Cristo. Quindi Steiner dice: sarà la carne fatta parola. Ed egli avrà vissuto quindi in una sua precedente incarnazione come San Francesco, il patrono d'Italia, portatore
rappresentante nel suo insieme dell'anima di popolo italiana. Quindi vivrà nuovamente portando ciò che egli ha sperimentato nella sua incarnazione italiana, Francesco, come ampliato nelle sfere universali dello spirito a tutto il mondo, per tutta l'evoluzione del mondo e dell'umanità. Ed ecco allora che sarà proprio in questa incarnazione, di questo ne abbiamo parlato quando eravamo a Roma, sarà proprio in questa incarnazione del Maitreya Buddha che quella che chiamiamo Roma, la città eterna, avrà spiritualizzato completamente la sua forma e si manifesterà finalmente nel suo aspetto, del suo vero, della sua verità spirituale, cioè come Amor, lo spirito d'amore. Quindi quella che vediamo oggi è solo una forma che deve dissolversi per permettere a questo spirito effettivamente di manifestarsi, lo spirito di Amor. Quindi questo spirito di Amor o amore è quello che vivrà nelle comunità della sesta epoca di cultura, appunto, che vi dicevo, quando il Maitreya Buddha si incarnerà, in cui verrà posto il seme e la prefigurazione della vera Gerusalemme celeste. E qui vedete, infatti, alla fine di questa immagine che Sandro Parisi ha dipinto su indicazioni che gli sono state date, vedete appunto il venire in essere della Gerusalemme celeste, come vera manifestazione di quello spirito che avrebbe dovuto vivere a Roma e che non ha potuto per le vicende che ha vissuto, e quindi di conseguenza si manifesterà in questa lontana epoca. Questa era per darvi un'immagine complessiva dell'evoluzione dell'anima di popolo italiano. E vediamo ora in particolare questa seconda parte di Raffaello. Quindi, avendo così ricapitolato gli stadi di sviluppo principali dell'anima di popolo italiana, giungiamo a parlare del primo dei tre grandi del Rinascimento, e cioè Raffaello. Quindi, in un certo senso, con questa, partendo da Raffaello, noi partiamo dalla fine. In quanto è Raffaello che si prefigura quello che è l'anima cosciente entro il popolo italiano. Quindi Raffaello Sanzio, nato a Urbino il 28 marzo del 1483 e morto a Roma il 6 aprile del 1520, come sapete, è stato un pittore ma anche un architetto e ha vissuto per 37 anni, quindi poco rispetto, diciamo, a quello che vivranno anche Leonardo e Michelangelo. Ma questo aspetto di una vita breve fa parte della manifestazione del suo spirito, e lo vedremo. Perché la sua breve giovane vita è caratterizzato, possiamo dire, da un'eterna giovinezza impressa nelle sue stesse opere. Raffaello nasce e muore il giorno del Venerdì Santo, 28 marzo 1483, 6 aprile 1520, come segno della sua connessione profonda karmica con gli eventi che conducono al compimento del mistero del Golgota, appunto della crocifissione. E infatti, in questo commento accenneremo alle sue precedenti e a una sua successiva incarnazione secondo l'indagine occulta di Rudolf Steiner. E vedremo il perché appunto è legato così intensamente al mistero del Golgota. Quindi Raffaello nacque ad Urbino nel 1483, il 28 marzo, quindi il Venerdì Santo del tempo. E Steiner racconta di come l'arte di Raffaello sia il massimo fiore dell'arte, espressione artistica degli artisti, possiamo considerarlo il massimo fiore dell'arte degli artisti minori di quella regione delle Marche. Per cui le forme dolci, i volti tondi e la gestualità di piedi e delle mani era già presente in quegli artisti dell'epoca, ma in una forma ancora non pienamente spiritualizzata. C'era, diciamo, un aspetto ancora in formazione che solo Raffaello porterà alla massima espressione. Questa forma artistica rappresenta, possiamo dire, un'immagine paradisiaca dell'umanità,
in grazia delle forme e dei colori. Ed è, Steiner ci dà un'indicazione, originata da una metamorfosi della vita spirituale di Francesco d'Assisi. Quindi quello che viveva nella vita spirituale di Francesco d'Assisi si ripresenta sotto forma artistica in Raffaello, e questo è un primo aspetto. Quindi dovete tenere presente che l'azione di San Francesco d'Assisi è talmente potente che nei secoli successivi lavora su quello che sono gli artisti umbri e marchigiani, in particolare, e si esprime direttamente sotto forma artistica negli artisti minori, appunto dell'Umbria e delle Marche, giungendo poi al culmine proprio in Raffaello. E al contempo questa espressione artistica è una forma d'arte che è profondamente intessuta e ispirata dagli esseri elementari che vivono in Umbria e nelle Marche, cioè possiamo dire dalla natura dell'Umbria e delle Marche. Perché questi esseri elementari di questa regione dell'Italia, Steiner ci descrive, hanno in generale una natura mite tale che è capace di accogliere la luce nel tanto che basta dell'ombra per far emergere le sfumature più raffinate dei colori, che si ritroveranno in una forma più, possiamo dire, primitiva negli artisti minori, e nella massima espressione proprio in Raffaello. Vedremo anche un dipinto del padre di Raffaello che già, in un certo senso, Giovanni Santi, che già preannuncia quello che poi sarà l'opera di Raffaello. Quindi ecco dunque che in Raffaello vive l'atmosfera elementare del genius loci di Urbino. Possiamo descriverla come un'atmosfera bucolica, potremmo dire, che ha in sé delle qualità paradisiache. E vedremo come molto cambierà quando invece si trasferirà a Perugia, che era a quel tempo invece profondamente in una lotta, diciamo, presa in una lotta intestina tra le famiglie nobiliari. Quindi questa qualità paradisiaca del luogo, di Urbino, e di questo suo viaggiare in particolare tra Urbino e Perugia, gli permetterà di acquisire appunto in sé questa immagine dell'originaria condizione paradisiaca dell'umanità in unione con la natura. E la porterà con sé ovunque andrà, cioè vivrà dentro di lui. Tanto che nella sua breve vita, in effetti, visiterà solo quattro luoghi: Urbino, Perugia, Firenze e Roma, dove morirà sempre nel giorno del Venerdì Santo, il 6 aprile del 1520. Quindi possiamo dire che ovunque egli vada, in questi quattro luoghi, non molti, Urbino, Perugia, Firenze e Roma, porta in sé questa atmosfera paradisiaca che Raffaello aveva vissuto a Urbino e avrebbe espresso artisticamente come potente moto di espressione dello spirito che aveva già vissuto in Francesco d'Assisi. Perché infatti, quando abbiamo visitato Assisi, i luoghi in generale di San Francesco, abbiamo potuto esperire come lo stesso contatto mitigato con la luce del sole nella natura si ha appunto anche nei luoghi dove ha vissuto Francesco. C'è questa stessa qualità che Steiner descrive per quanto riguarda Urbino, e egli stesso, diciamo, cita questo collegamento con San Francesco e con i luoghi vissuti da San Francesco. Quindi tutto ciò che ha vissuto negli elementi dei luoghi diviene un sentimento spiritualizzato, da un lato in Francesco per il Cristo, quindi in una forma spirituale, la restaurazione della Chiesa, e dall'altro vive in forma. Quindi dobbiamo considerare che questa atmosfera, appunto, degli elementi, della natura, degli esseri elementari che intessono nelle Marche e in Umbria, vive da un lato come sentimento spiritualizzato per il Cristo in Francesco e dall'altro una forma artistica spirituale in Raffaello. A differenza di quello che vedremo in Leonardo,
in cui prevalgono le forze di comprensione del pensiero universale, quindi forze di pensiero. Pensate per esempio ai suoi codici con le macchine, che sarebbero state sperimentate e inventate solo molto tempo dopo, cioè diciamo non tanto inventate, ma realizzate molto tempo dopo, e inventate già da Leonardo. E di Michelangelo, che invece si getta volentieri nelle battaglie della vita esteriore dei sensi, nelle passioni. Il bellissimo romanzo di Irving Stone, Tormento e l'estasi, appunto, narra proprio di questo, no? Del fatto che Michelangelo si getta in quello che è, possiamo dire, la mischia delle battaglie, dei sensi che vivono la vita esteriore. Quindi già qui vediamo questa triplice articolazione dell'anima di popolo italiana. In Raffaello vive questa raffinata vita di coscienza del sentimento. In Leonardo una universale comprensione del pensiero, e in Michelangelo in quello che sono le percezioni dei sensi e della vita esteriore con tutti i tormenti dell'anima che gli sono collegati. E vedremo man mano questa caratterizzazione. Quindi Raffaello rimane, in questa supportare con sé la condizione paradisiaca, rimane intoccato dalle cose terrene, da quelle cose che non siano in armonia con la natura, il creato, rimanendo quindi, per così dire, al di sopra dello scorrere del tempo. C'è una qualità, come vi dicevo, di eterna giovinezza, di eternità che si manifesta nell'opera di Raffaele. E per questo nella sua breve vita, che dal punto di vista, possiamo dire, del lavoro biografico, copre solo 5 settenni, 37 anni, quindi 35 più 2, manifesta l'eterna giovinezza del suo essere, questo stato paradisiaco che lui viveva interiormente nell'anima. E Raffaello, quindi, abbandonando il piano terreno, lo fa una volta sviluppata completamente l'anima razionale affettiva con i 35 anni. Ed è solo al primordio dell'anima cosciente, quindi a 37 anni, da 35 a 42. Quindi molto prima di quando avrebbe potuto sviluppare anche l'arto dell'anima cosciente ai 42 anni. E nonostante ciò, nella sua arte, porta in tutte le sue espressioni artistiche il carattere proprio dell'anima cosciente matura. Quindi è come se, possiamo dire, nella sua biografia fosse riuscito a sviluppare l'anima cosciente in forma precorritrice, quindi precorrendo quella che era la sua stessa biografia. Quindi riesce a svilupparlo nel tempo in cui normalmente l'umanità, un essere umano, giunge a sviluppare l'anima razionale. Quindi, e vedremo il perché poi. Quindi questa espressione artistica di Raffaello vive il carattere proprio di un'anima cosciente matura. Questo perché? Perché si osserva la spiritualizzazione delle forme esteriori, che diventano quindi di nuovo il veicolo della manifestazione dello spirito. Quindi in tutte le forme che Raffaello, possiamo dire, rappresenta figurativamente, dipinge, si manifesta sempre l'elemento spirituale. Questo è un segno appunto di un'anima cosciente matura, seppure biograficamente non ha che vissuto 2 anni dello sviluppo dell'anima cosciente, 35, 36, 37. Quindi imprime nelle fo possiamo dire le forme dell'anima cosciente matura nei suoi dipinti. E così la sua arte è davvero una fonte dell'eterna giovinezza, possiamo dire, divenendo in tutte le sue espressioni risanante per l'anima umana, con i suoi contrasti tra l'anima senziente e l'anima razionale affettiva. Quindi, contemplando le opere di Raffaello, è possibile sperimentare un'azione terapeutica che risana la lotta tra l'anima senziente presa da Lucifero e l'anima razionale affettiva presa da Arimane. E questo è estremamente importante perché è un segno forte della presenza dell'arcangelo Rafael. Perché? Perché Rafael significa guaritore di Dio, è colui che porta il caduceo, appunto Mercurio, Hermes, Thoth, è colui che porta
nella capacità di quello che è l'eterico e l'astrale umano di porsi in equilibrio tra loro, ingenerando la guarigione per il corpo, l'anima nell'uomo, il corpo e l'anima nell'uomo. Quindi possiamo dire appunto che attraverso l'opera di Raffaello si esprime questa qualità terapeutica che vive in Rafael, in quello che è l'arcangelo Rafael. Quindi Steiner descrive Raffaello come una vera e propria stella, ogni uomo è una stella, ma possiamo dire che la stella di Raffaello viene a splendere così potentemente sulla Terra nonostante il poco tempo, 37 anni, e anche il poco spazio dove ha vissuto, solamente quattro città. Quindi pensate, in una così breve vita, in così ridotto spazio, fondamentalmente, di città anche vicine tra loro, quanto abbia avuto di impulso su quella che è tutta la storia dell'umanità. E quindi questo splendore di questa stella di Raffaello porta con sé le profondità e altezze dell'evoluzione spirituale dell'umanità. Quindi trascende anche l'anima di popolo italiana e giunge ad avere un carattere universale. Ci sono due aspetti, uno che appartiene all'anima di popolo italiana e la sua evoluzione, e uno che invece appartiene alla storia dell'umanità. Quindi quello che è l'azione di Raffaello è uno stadio di sviluppo fondamentale dell'umanità, quale organismo, e si inserisce nel divenire evolutivo dell'umanità, non solo nella sua vita, ma anche dopo la sua morte, ancora di più dopo la sua morte, attraverso le sue opere che agiscono non solo dagli originali, ma perfino dalle riproduzioni di questi originali, data la sua potenza, così ci descrive Steiner. E Steiner qui approfondisce questo retroscena spirituale di Raffaello e ci racconta di come gli dei greci, descritti in modo grandioso da Omero, furono poi dimenticati e sepolti con il crollo dell'impero romano e che ora possono finalmente risorgere nell'anima di Raffaello in forma di immagini. Quindi dobbiamo anche vedere nell'arte di Raffaello, oltre a quello che vi ho già raccontato, anche il fatto che gli dei dell'antichità, greci ed egizi, rinascono attraverso il Cristo nelle figure bibliche. Quindi gli dei greci, che a loro volta sono dei egizi reincarnati, possiamo dire, rimetamorfosati, avevano appunto subito una metamorfosi dalla terza epoca di cultura egizia all'inizio della quarta nel popolo greco. E d'altro canto, appunto, vengono compenetrati da quella che è la spiritualità del Cristo, che abbiamo visto essere portata in questa fase, in questo retroscena occulto della vita di Raffaello, proprio da San Francesco, l'altro Cristo. Attraverso l'azione di Raffaello, quindi, quelli che sono gli antichi dei pagani, diciamo così, dell'antichità egizia e greca e anche romana, rinascono attraverso il Cristo, nella particolare qualità portata da Francesco, come dei nuovi, possiamo dire, tra virgolette, dei cristiani. Sono degli dei, le figure bibliche portate da Raffaello, lo vedremo, sono degli dei pagani trasformate attraverso il Cristo. Quindi in Raffaello le figure bibliche del Nuovo Testamento in particolare, ma anche i filosofi dell'antichità che rappresenterà, appaiono in una nuova forma, come dei in forma umana. Quindi le forme pittoriche dell'arte greca in particolare rinascono ora in quello che è la pittura rinascimentale attraverso questa azione. Questo vale sia per Raffaello che per Michelangelo che per Leonardo. E quindi Steiner afferma che, pur essendo così limitata la vita di Raffaello nel tempo e nello spazio, è d'altro canto così ampia e importante la sua opera per la storia dell'umanità che non sarebbe possibile spiegarlo come fenomeno
se non nel senso della reincarnazione di un'altissima individualità. E infatti Rudolf Steiner si dedicò molto alla ricerca karmica di Raffaello, arrivando poi, diciamo, a quello che viene chiamato il mistero dei due Giovanni, di cui avrete sentito parlare in altre conferenze e in cicli di Steiner. Quindi, in un senso occulto, qui ora parleremo delle incarnazioni precedenti di Raffaello e di una successiva, Raffaello è una delle incarnazioni di un maestro, di uno dei maestri di saggezza, di un altro di quelli che chiamiamo Bodhisattva, che conosciamo sotto diversi nomi. Quindi, in senso occulto, qui vedete un'immagine dei drammi mistero dove Steiner pone appunto l'ingresso del Tempio Rosa Croce con le quattro incarnazioni di Raffaello. Quello che viene chiamato in senso occulto il maestro Raffaello Novalis, come colui che è espressione delle forze di Mercurio, appunto l'arcangelo Raffaele. Quindi nell'indagine karmica di Rudolf Steiner, il maestro Raffaello Novalis, appunto le incarnazioni precedenti di Novalis, risalgono al primo Adamo, quindi colui che nella Genesi viene tentato da Lucifero insieme ad Eva. E nella sua incarnazione successiva compare come il profeta Elia, che qui vedete alla sinistra, nel primo ritratto, che visse a contatto con la natura che, in grazia di quello che era la sua missione profetica, lo nutriva e lo dissetava e si vestì con le pelli proprio come aveva fatto nella sua precedente incarnazione nell'Eden come Adamo. Si dice infatti che Elia fu sfamato dai corvi, ciò significa che fu iniziato ai segreti del fuoco sacro già portato da Zarathustra, fondatore della cultura persiana. Quindi Elia riusciva a comandare i fenomeni atmosferici, essendo giunto al pieno controllo del suo corpo astrale. Ereditò quello che era la conoscenza della Kabbalah da parte di Mosè e si ritirò in una grotta sul Monte Carmelo, l'ultimo punto della linea di San Michele, comunicando direttamente con il mondo spirituale attraverso la natura. Successivamente, come viene indicato dal Cristo stesso, non è forse lui l'Elia che doveva tornare, prima del mistero del Golgota si incarna come Giovanni il Battista, che vedete lì nel secondo ritratto, sempre a sinistra. Un iniziato esseno che, preparando l'avvento del Cristo, come aveva già profetizzato nella sua precedente incarnazione come Elia, appunto il profeta Elia. Quindi il Battista permise con la sua azione la discesa del Cristo in Gesù di Nazareth quando, abbandonando la comunità essena di Qumran, si recò presso il Giordano per battezzare. E così, nel battesimo del Giordano, battezzando Gesù, permise la nascita del Cristo in lui. Chiamato anche infatti Giovanni il precursore, precursore di quello che sarebbe stato il Messia, colui che ha annunciato il Messia. Una volta che venne decapitato sotto Erode, la decollazione del Battista per via, diciamo, di quella vicenda tra Salomè, Erodiade ed Erode, il Battista divenne, Steiner ci indica, l'anima di gruppo dei 12 discepoli intorno al Cristo. Quindi, spiritualmente protegge col suo manto, quello che è chiamato anche il mantello di Elia, protegge quello che sono i 12 discepoli intorno al Cristo e al momento della resurrezione di Lazzaro, sempre Steiner ci dà questo risultato alla sua indagine occulta, si riversò quella che era la sua anima cosciente e il suo sé spirituale in Lazzaro al momento della sua resurrezione, che dunque dopo la resurrezione divenne noto come Giovanni l'Evangelista. Prese il nome quindi di Giovanni il Battista. E così, uniti spiritualmente, Giovanni il Battista e Giovanni l'Evangelista assistettero alla crocifissione, al mistero del Golgota, che qui vedete al centro reso come la Rosa Croce con le due colonne, invece
quello che è il crocifisso con le due, diciamo, le due ladroni crocifissi ai lati. Quindi questa incarnazione fondamentale è quella in cui avviene il mistero dei due Giovanni, cioè l'unione di Giovanni il Battista e di Giovanni l'Evangelista, che diventano uno in un senso spirituale. Successivamente, poi al mistero del Golgota, lo vedete quindi nel ritratto subito dopo la Rosa Croce, subito dopo il portale del Tempio della Rosa Croce, si incarna come Raffaello, genio del Rinascimento che ora stiamo descrivendo. E che quindi poi continuerò la descrizione, ma è per darvi appunto il retroscena karmico come portato da Rudolf Steiner. E poi, successivamente, vedete un altro ritratto alla destra, si incarnerà in Germania nel poeta romantico Novalis, siamo nel 1772-1801, che attraverso la sua poesia culmina il romanticismo, preannunciando la venuta dell'antroposofia e testimoniando lo sposalizio tra il Cristo e la Sofia. Quindi nella sua poesia c'è questo tema dello sposalizio, dell'unione del Cristo e della Sofia, che Steiner ci indica come una prefigurazione, una profetizzazione, se volete in un altro senso, della venuta poi dell'antroposofia al volgere del XIX secolo, alla fine del XIX secolo. Ed è proprio in questo senso che dobbiamo riconoscere come la nascita di Raffaello non sia affatto casuale. Voglio dire, con questa serie di incarnazioni, la nascita di Raffaello non poteva essere, diciamo così, casuale, per quanto, diciamo, appunto di casuale nel mondo spirituale non ci sia nulla, ma nel senso che non è una nascita scevra da eventi, possiamo dire, ordinati dal mondo sovrasensibile. Quindi è di una notevole importanza perché è la reincarnazione di Battista, di Elia e di Adamo. Infatti, la nascita di Raffaello è stata prevista dai membri della cerchia rosicruciana ed è per questo che in questa immagine vedete il portale della Rosa Croce proprio prima di Raffaello. Quindi la cerchia rosicruciana diciamo, che lavorava. Era una cerchia già attiva dal XIII secolo, aveva riconosciuto la configurazione della nascita di Raffaello come una predisposizione a manifestare lo spirito di popolo italiano e quindi portare un decisivo sviluppo per l'anima di popolo italiano. Quindi la cerchia rosicruciana, già dal XIII secolo, aveva individuato man mano nel corso delle epoche, con i loro successori, possiamo dire l'incarnazione di alcuni spiriti che avrebbero dato sarebbero stati dei punti di svolta per l'evoluzione delle diverse correnti dell'umanità. Quindi lo stesso vale per Leonardo e Michelangelo, e poi lo vedremo. Quindi la cerchia rosicruciana aveva riconosciuto già il padre di Raffaello, Giovanni Santi, quale veicolo adatto a manifestare il mondo spirituale. Infatti Giovanni Santi era anch'egli pittore e poeta e sebbene fosse molto meno dotato del figlio come pittore nella sua incarnazione, aveva sviluppato già delle notevoli qualità spirituali. E qui vediamo quello che è considerato il capolavoro di Giovanni Santi. Giovanni Santi fu il primo maestro di Raffaello, a cui poi succedette Piero Perugino. Questa è l'immagine della Sacra Conversazione, cosiddetta, dove vedete peraltro già qualche cosa che in una forma trasformata si vedrà poi nella Trasfigurazione di Raffaello, questo accostamento tra due scene, una sopra e una sotto. Sebbene qui sia da un lato la resurrezione e dall'altra invece questo, diciamo, Madonna col bambino. Quindi questo affresco di Giovanni Santi potete vedere nelle sembianze dell'angelo che guarda verso di noi, possiamo vedere il giovane Raffaello, quindi lo potete vedere alla sinistra della Madonna. Vedete che guarda verso di noi?
Così come invece in Giovanni il Battista, che lo vedete sulla destra, ha le fattezze del padre Giovanni Santi. Quindi vedete come già il padre, che aveva appunto delle qualità spirituali, era riuscito a riconoscere una certa qualità, possiamo dire, angelica, spirituale, nel figlio che appunto compare sotto forma di angelo in questa immagine di Giovanni Santi. Tuttavia, il padre, per quanto fece appunto da iniziale maestro, primo maestro di Raffaello, morì quando Raffaello aveva solo 10 anni. Ma da quel momento, sempre da, diciamo, Rudolf Steiner, la sua indagine occulta ci rivela, da quando aveva 10 anni, Raffaello, il piccolo Raffaello, venne guidato dal mondo spirituale da parte del padre stesso defunto, che dunque gli fece da nesso con quanto doveva esprimersi attraverso la sua arte. Quindi fu Giovanni Santi, quindi, che guidò sia gli spostamenti dei luoghi, in primis verso Perugia e il passaggio al secondo maestro Piero Perugino, che guidò la mano del figlio dal mondo spirituale, realizzando opere che di gran lunga superavano quelle del padre nella sua capacità artistica. Un altro segno del fatto che potete rilevare abbastanza evidentemente, del fatto che Raffaello era stato predestinato e si conosceva, diciamo, nella cerca rosicruciana, la venuta di questo spirito in incarnazione, è nel suo stesso nome. Il nome Raffaello è espressione massima dello spirito di popolo italiano, cioè l'arcangelo Raffaele o Rafael. Quindi il suo nome non gli fu dato a caso, perché, diciamo, coloro che avevano, possiamo dire, supervisionato la nascita di Raffaello, sapevano che avrebbe portato alla massima espressione nell'anima di popolo italiano gli impulsi spirituali dello spirito di popolo italiano, cioè l'arcangelo Rafael. E quindi dobbiamo comprendere che nella breve, possiamo dire, esperienza terrena di Raffaello, vive in realtà una poderosa corrente spirituale che risale fino ai primordi dell'umanità, che si ricollega direttamente ad Adamo nel paradiso terrestre attraverso il mistero del Golgota, il Battista ed Elia. E quindi, essendo un maestro di saggezza, o se volete uno dei Bodhisattva, dobbiamo anche tenere presente questo, cioè che avendo già sviluppato, i maestri di saggezza hanno sviluppato in anticipo rispetto all'evoluzione generale dell'umanità gli arti superiori dell'umanità, cioè gli arti spirituali. Quindi non solo l'anima cosciente che si esprimerà appunto nell'opera di Raffaello, ma anche il sé spirituale. Quindi, essendo un maestro di saggezza che ha già sviluppato il sé spirituale, cioè ha trasformato completamente il suo corpo astrale in sé spirituale per mezzo dell'io, in quella che era l'incarnazione del Battista, dobbiamo tenere presente che quello che sarebbe un angelo custode per l'umanità ordinaria non era un angelo, ma era un arcangelo. I maestri di saggezza hanno un arcangelo custode. Rafael è l'arcangelo custode di Raffaello. E vi è anche una traccia di questo in questo dipinto, che è del Perugino, chiamato Tobiolo con l'arcangelo. Qui Perugino, che fu il secondo maestro di Raffaello a Perugia, rappresenta la sua visione sovrasensibile di Raffaello giovane quando arrivò nella sua bottega, che qui è Tobiolo, accompagnato dal suo arcangelo custode, che è appunto l'arcangelo Raffaele. Quindi questa immagine, che fu dipinta dal secondo maestro di Raffaello, mostra in verità, in manifestazione, il giovane Raffaello che giunse a Perugia dal Perugino, accompagnato dall'arcangelo che gli faceva da custode, che appunto è Rafael o arcangelo Raffaele.
Questo è un episodio dell'Antico Testamento di Tobiolo con l'arcangelo Raffaele, che se volete vi andate a vedere, dove Raffaele mostra appunto la sua qualità terapeutica, donando a Tobiolo un unguento che possa sia guarire quello che è il padre dalla cecità, che allo stesso tempo guarire la sua futura sposa Sara. Quindi scacciare i demoni da Sara, che era la sua futura sposa, e guarire il padre dalla cecità. Quindi questa immagine non è, appunto, è da considerare come una vera e propria visione sovrasensibile rappresentata del Perugino, che il Perugino ebbe all'incontro con Raffaello, in cui appunto, sotto le spoglie di Tobiolo, sta Raffaello e il suo arcangelo custode è Raffaele o Rafael. Quindi dobbiamo tenere presente che l'arcangelo Rafael, abbiamo detto, aveva già operato attraverso Dante nella formazione della lingua italiana moderna, col volgare, i fedeli d'amore, così come risvegliando quelle che erano le memorie dell'antico sole. Rafael è il custode delle memorie dell'antico sole in San Francesco, di questo abbiamo parlato nei nostri viaggi ad Assisi. Nonché riversò i suoi impulsi nella fondazione dell'Accademia Neoplatonica di Marsilio Ficino e Cosimo de' Medici, pochi anni prima della nascita di Raffaello. Siamo nel 1462. Ecco quindi come Raffaello è spiritualmente connesso non solo all'anima e spirito di popoli italiani, ma anche all'intera evoluzione dell'umanità. Quindi in questa fase dell'evoluzione dell'intera umanità si intreccia profondamente con l'evoluzione dell'anima di popolo italiano nell'azione dell'arcangelo Rafael. E vediamo dunque come Raffaello, abbiamo detto, si abbia la metamorfosi di quanto era vissuto, ricordate, nei popoli precristiani, in particolare egizio e greco attraverso la Grecia. Quindi ciò che era vissuto nel popolo greco, che a sua volta era vissuto nel popolo egizio antico. E quindi Steiner qui nella conferenza ci racconta delle percezioni dell'antico popolo egizio e poi di quello greco. Cioè nel popolo egizio antico, che ricordiamoci, il popolo egizio antico è stato fondato dallo stesso spirito Hermes, o se volete Mercurio o Thoth, come lo chiamavano gli egizi, Rafael. Quindi 3.000 anni prima del Cristo, Ermete Trismegisto, maestro fondatore della cultura greca attraverso lo spirito di Rafael, avevano una costituzione occulta che faceva sì che le percezioni sensorie erano la via di conoscenza del sovrasensibile. Cosa vuol dire? Vuol dire che gli antichi egizi, attraverso i sensi corporei, potevano conoscere lo spirito delle cose in modo diretto. Cioè, mentre noi viviamo i sensi come una realtà esteriore a noi, alla nostra interiorità dell'anima, per gli antichi egizi, lo sperimentare attraverso i sensi la realtà esteriore era conoscere lo spirito che si manifesta attraverso le cose stesse, era tutt'uno. Quindi non vi era una vera distinzione tra esteriorità e interiorità. Esteriorità e interiorità continuamente si riverberavano. Quindi si aveva una percezione, per essere più precisi, eterico-astrale delle cose del mondo. E quindi non esisteva una vera separazione tra ciò che è esteriore e corporeo con ciò che è interiore e animico. In altre parole, non avevano quello che noi chiamiamo inconscio, cioè tutto ciò che sperimentavano attraverso i loro sensi si manifestava direttamente nella loro interiorità come spirito. Quindi lo spirito si disvelava nelle percezioni sensorie. Il popolo egizio quindi osservava con i sensi le cose del mondo e nelle impressioni sensorie sentiva ciò che di spirituale, di animico viveva e operava nelle cose del mondo. Steiner la definisce un'osservazione chiaroveggente delle cose.
Quindi inizialmente non c'è distinzione tra dentro e fuori, le percezioni sensorie conducono a quello che è lo spirito e l'anima vive continuamente riverberando tra le percezioni sensorie e lo spirito che vive nelle cose che vengono sperimentate attraverso i sensi. Questo cambia nel popolo greco, quindi dalla terza epoca di cultura all'inizio della quarta. Perché nel popolo greco comincia per la prima volta a interiorizzarsi secondo un equilibrio tra sfera sensibile e quella animico-spirituale, comincia a formarsi un'interiorità. Quindi per la prima volta comincia a formarsi quello che noi chiamiamo, se volete, un inconscio rispetto ad un conscio. Ancora di più, dopo l'epoca greca, quindi attraverso i Romani e poi la fine di quella che è la quarta epoca di cultura, lo spirito umano si interiorizzò attraverso il mistero del Golgota, cioè l'io venne ad incarnarsi completamente, così che venne a crearsi una separazione tra mondo esteriore, con il corpo e i sensi, e il mondo interiore dell'anima. Viene a crearsi una polarità tra ciò che è cosciente e ciò che è incosciente. E quindi l'osservazione spirituale delle cose e la percezione delle cose stesse si divisero, vennero divise. Non era più tutt'uno. E questo è manifesto nell'arte greca, in cui lo spirito vive nelle forme esteriori e dunque nell'arte, in quelli che sono, immaginate, l'arte greca, specialmente le sculture, nei possenti corpi delle divinità. Quindi, inizialmente nell'arte greca c'è un equilibrio tra forme esteriori e lo spirito. Pur essendo già cominciato il moto di interiorizzazione, non ha ancora creato una vera e propria distinzione tra dentro e fuori. Si corrispondono ancora, sono armoniose. Dopo il mistero del Golgota avete l'arte cristiana, in cui lo spirito vive nelle profondità dell'anima e in cui la forma esteriore viene mortificata, proprio come il Cristo in croce. Quindi voi avete da un lato l'arte greca con i possenti corpi delle divinità che incarnano la bellezza e dall'altra, dopo il Cristo, avete la mortificazione del corpo col Cristo in croce e una piena interiorizzazione dello spirito, dell'io. Questo passaggio dove avvenne? L'abbiamo già detto, avvenne a Roma, perché Roma è il luogo di fine e inizio, possiamo dire, delle culture del mondo, di quelle che erano le culture del Mediterraneo. E quindi a Roma osserviamo tanto la continuazione dell'arte greca nell'arte romana che la sua fine, venendo sepolta e dimenticata. Così osserviamo anche l'inizio dell'arte cristiana, dove? Nelle profondità delle catacombe di Roma. Quindi Raffaello si inserisce in questo divenire, che dai tempi prima del Cristo a quelli dopo il Cristo, esprimendo le figure dell'arte cristiana nelle forme proprie dell'antica arte greca. Quindi Raffaello risorge l'arte greca che era stata, per così dire, morta e sepolta a Roma. Così che le figure dell'arte cristiana divengono nuovi dei, degli dei antichi ora cristificati e resi a nuovo nel Cristo. Al contempo, in queste forme, vive l'innocenza paradisiaca che abbiamo detto dell'atmosfera di Urbino che egli porta fin nel cuore di Roma. Steiner racconta come questo sia visibile negli stadi della sua evoluzione artistica che corrispondono in un certo modo anche ai suoi spostamenti, quindi quello che è Urbino, Perugia, Firenze e Roma. Giunto a Perugia, Raffaello sperimenta le lotte intestine che lì si svolgono tra le famiglie nobiliari, lotte sanguinose che si traducono in vere e proprie stragi per le vie della città, quindi con visioni molto cruente. Perugia è il luogo dove le antiche anime degli Etruschi, con le loro pratiche, ancora agiscono, possiamo dire. Ma non di meno, Raffaello
che allora è discepolo nella bottega del maestro Perugino, grazie al paradiso che porta in sé, metamorfosa tutta quella violenza, tutto quel sangue che vede, sperimenta Perugia in un'immagine, in particolare l'immagine del San Giorgio, che qui potete vedere. Quindi, perfino la crudeltà, gli spargimenti di sangue sperimentati a Perugia vengono ad essere sublimati e spiritualizzati nella lotta di Giorgio col drago. Giorgio, in senso occulto, è il portatore del corpo eterico del Cristo. Contro la sua lotta contro lo spirito dell'oscurità, della tenebra, nella materia Ahriman, che appunto è il drago. Nel 1504 poi Raffaello si trasferisce a Firenze, dove incontra la città, possiamo dire, come uno stadio dopo rispetto a Perugia. Cioè le lotte interne sono già finite e la gente è sfinita, è stanca. È stanca delle lotte intestine che ha già superato. E in particolare ancora si sente l'eco impetuoso di Girolamo Savonarola, bruciato sul rogo nel 1498, pochi anni prima, insieme ai suoi sostenitori. Perché? Perché Savonarola aveva osato scagliarsi contro i mali del suo tempo, in particolare la decadenza della Chiesa dei Papi di Roma, che abbiamo detto essere ritornati a un paganesimo decadente. Quindi era tornata l'idolatria pagana attraverso i papi di Roma, rendendo lo spirito moneta di scambio per la ricchezza esteriore ed il potere. Savonarola, col suo influsso, possiamo dire che rese Firenze la città divina per eccellenza in antitesi a Roma, ma venne ridotto al silenzio attraverso appunto viene bruciato, condannato e bruciato sul rogo. Quindi qui vediamo che Raffaello, peraltro 1505, l'anno in cui si incontrano, diciamo, sono nella stessa città di Firenze, Leonardo, Michelangelo e Raffaello, qui a Firenze silenziosamente Raffaello porta la sua azione come un'azione terapeutica che ci conduce alla sua prossima destinazione dopo Firenze, cioè Roma, dove poi morirà. Perché Raffaello da un lato avviene un paradosso, da un lato paradossalmente viene protetto proprio da Papa Giulio II, un papa ritornato al paganesimo decaduto, privo di devozione e dedito al potere. Dall'altra parte dispiega da Firenze verso Roma, in particolare poi a Roma, in modo terapeutico la sua arte. Quindi la sua arte viene portata come, possiamo dire, un'arte terapia della civiltà. Quindi la sua azione terapeutica attraverso, per mezzo della sua arte. E qui Steiner fa alcuni esempi di questa azione terapeutica e ne vediamo tre: la Madonna Sistina, la scuola di Atene e la Trasfigurazione. La Madonna Sistina è conservata a Dresda. Viene posta da Steiner come fondamento dell'arte terapia. Possiamo dire che l'arte terapia, in senso antroposofico, comincia e finisce, se volete, con la Madonna Sistina. Quindi, in questa immagine della Madonna Sistina si osserva l'antica forma dell'Eva paradisiaca, quale anima della terra, che porta il suo bambino avvicinandosi col suo sguardo e movimento all'osservatore che è già nella condizione di incarnazione terrestre. Siamo noi che la guardiamo appunto come attraverso un sipario che si apre. Quindi quella che abbiamo davanti è Eva nella sua condizione paradisiaca, Eva che diventa Ave Maria, che si manifesta in questa condizione paradisiaca a coloro che sono ormai incarnati sulla terra, cioè noi che stiamo vivendo sulla terra, incarnati come io incarnato nel corpo fisico e guardiamo questo dipinto. Intorno le nuvole sono spiriti, le vedete, sono dei volti, sono dei cherubini, la cui figura accennata prende forma completa nel bambino e nelle due figure in fondo, nei due piccoli cherubini in fondo, e vedremo.
Quindi ai lati vedete da un lato il Papa Sisto II e dall'altro Santa Barbara. Che cosa rappresenta nel suo insieme questa immagine, quindi? L'Eva paradisiaca che porta in grembo il bambino, una figura maschile e una femminile e gli angeli, diciamo, che fanno da sfondo, questi cherubini che fanno da sfondo, e poi due cherubini che invece sono posati su quello che è la linea, diciamo, bassa del dipinto, la parte bassa del dipinto. Quindi, da questa Eva paradisiaca discenderà tutta l'umanità. I due ai lati sono l'immagine del maschile, della corrente del maschile, che è rappresentata da Papa Sisto II, e la corrente del femminile, che è rappresentata da Santa Barbara. Quindi rappresentano, diciamo così, l'umanità in uno stadio successivo di quello che è l'evoluzione stessa dell'umanità dopo l'Eva paradisiaca. Il bambino è quindi appunto quello che è, possiamo dire, il primo venire in essere dell'umanità bambina. Quindi avete la madre universale, l'Eva paradisiaca, che porta in grembo quella che è l'umanità bambina che si dividerà poi nelle due correnti del maschile e del femminile con Papa Sisto e Santa Barbara. Il velo verde smeraldo che si apre, come sembra quasi appunto una scena, se volete, teatrale, o se volete ancora invece il velo che copriva quello che era la pala d'altare in origine, in quello che sono le Chiesa Cattolica. È un velo verde smeraldo, è il mondo astrale che si apre ad una visione spirituale superiore. Quindi il verde smeraldo è il mondo astrale. E quelli che sono i due puttini sotto, in verità, sono una prefigurazione di Lucifero ed Arimane prima della loro caduta. Quindi prima del loro intervento come ostacolatori in quello che è l'evoluzione dell'umanità. Che quindi qui vedete, diciamo, uno si regge un po' più in alto e uno un po' più in basso. Uno appunto è un Lucifero, diciamo, che guarda a quelli che sono gli eventi che si svolgono sopra di lui, e l'altro più in basso, un Arimane che è già più schiacciato, diciamo, verso la materialità, con le braccia incrociate. Quindi in questa immagine, perché si ha una poderosa azione terapeutica per l'anima umana? Perché in essa è contenuto il segreto dell'incarnazione dell'uomo, dell'umanità, dai mondi spirituali, che quindi Steiner ci dice riesce a compensare quanto affermato d'altro canto dalla scienza naturale, secondo cui l'essere umano si è evoluto da organismi animali. Qui, guardando, diciamo, contemplando quella che è la Madonna Sistina, l'essere umano si trova innanzi alla sua immagine spirituale primordiale, con già una sua differenziazione delle due correnti maschile e femminile, da cui poi le altre discendono in incarnazione proprio nella sequenza affermata dalla scienza naturale, quindi minerali, vegetali, animali e l'uomo. Ma spiritualmente l'uomo viene prima, quindi l'uomo, gli animali, i vegetali e i minerali. Quindi in questa immagine noi abbiamo l'uomo che è ancora nella sua forma spirituale prima dell'incarnazione, da cui poi discenderanno minerali, vegetali, animali e infine l'uomo in incarnazione. Quindi possiamo dire che è compensatoria rispetto a quell'immagine che la scienza naturale materialistica dà del fatto che l'uomo si sia, diciamo così, sviluppato solamente da forme precedenti, animali, vegetali e minerali. Quindi, in questa immagine si ha in forma artistica l'anima del mondo, Eva, l'Eva paradisiaca, come era nei primordi della Terra, che porta in sé l'anima dell'umanità, il bambino. Questa immagine è quella che si ha contemplando, in un senso immaginativo, l'era polare, l'era iperborea, fino all'era lemurica, i primordi della Terra, le prime tre ere terrestri.
Cioè, quando l'umanità cominciava ad incarnarsi lentamente. E c'è un'atmosfera di colori primaverili, lo vedete, cioè paradisiaca e di eterna giovinezza, che qui è particolarmente evidente in tutto quello che è l'immagine, i colori e le forme. In particolare, Raffaello dipinge la Madonna Sistina sulla base, quindi, avendo conoscenza delle sue precedenti incarnazioni, possiamo affermare che Raffaello dipinge la Madonna Sistina sulla base di memorie primordiali. Cioè, quando Raffaello stesso, che allora era chiamato Adamo, aveva potuto sperimentare il paradiso e con l'anima della terra e dell'umanità in incarnazione. Quindi questa immagine perché è terapeutica? Perché rappresenta in forma immaginativa una verità dell'evoluzione cosmica terrestre e umana, che quindi riconduce l'uomo alla sua origine spirituale, alla sua origine paradisiaca. E vediamo la scuola di Atene, la cosiddetta scuola di Atene. Quindi, qui nella scuola di Atene possiamo vedere qualcosa che è accennato nella Madonna Sistina con la corrente del maschile e del femminile. Perché nella scuola di Atene possiamo vedere come in Raffaello, in quanto Adamo, Elia e Battista, è riuscito a rendere in forma pittorica la metamorfosi nel corso della storia delle due grandi correnti dell'umanità che derivano da Adamo ed Eva. Quindi possiamo dire che derivano dall'immagine della Madonna Sistina, e cioè la corrente di Caino e la corrente di Abele. Quindi la scuola di Atene è da comprendersi, peraltro, insieme alle altre opere presenti nella stanza delle segnature, quindi non si può considerare da sola. Questa stanza delle segnature è composta da tre immagini principali, tre affreschi principali: la disputa del sacramento, chiamato anche il trionfo dell'Eucaristia, in cui viene ad espressione la Trinità e l'Eucaristia in una forma immaginativa, e al Parnaso, dedicato al Monte Sacro, ad Apollo e alle Muse. Il Parnaso era la sede dell'oracolo di Delfi, alle pendici del Parnaso, ma anche del culto di Dioniso. Quindi, se noi potessimo vedere, diciamo, nel suo insieme la stanza delle segnature, dovremmo considerare che esiste una successione di tre dipinti, di tre affreschi, in cui abbiamo innanzitutto quello che è il Parnaso, la scuola di Atene come momento centrale e poi la disputa del sacramento, trionfo dell'Eucaristia. Questo perché? Perché nel Parnaso viene rappresentata quella che è il culto ad Apollo e le Muse. Sul Parnaso, nei misteri, si celebrava l'unione sacra di Padre Cielo con la Madre Terra, cioè di Urano e di Gaia. Quindi nell'antica Grecia si riteneva che dal Parnaso discendessero due correnti umane, una più unita al cielo e una più unita alla terra. Queste due correnti non sono altro che le due figure centrali della scuola di Atene. Quindi una figura che si rivolge verso le altezze, che vedete alla sinistra, verso il cielo, Urano, e una figura invece che si rivolge verso la terra, sulla destra, appunto, con i due gesti della mano. Quindi quelli che vengono interpretati usualmente come Platone ed Aristotele, al centro della composizione della scuola di Atene, sono in effetti rappresentanti delle due correnti dell'evoluzione umana e non solo due personalità. È Steiner stesso che lo indica questo, proprio in questa conferenza. Quindi da un lato abbiamo la corrente di Abele, che è rappresentata dalla figura detta di Platone, in quanto nel platonismo si reincarna nel suo complesso la via sacerdotale di Abele, alla quale appartengono i misteri di Dioniso, dell'ebbrezza del vino e delle profondità dell'anima umana,
appunto, che venivano celebrati sul Parnaso, altro affresco della stanza delle segnature. E dall'altro lato avete la corrente di Caino, rappresentata dalla figura detta di Aristotele, quindi alla destra, centro alla destra, in quanto è nell'aristotelismo che si reincarna nel suo complesso la via regale di Caino. Lo abbiamo visto nel nostro seminario Platonici e Aristotelici. Alla via regale di Caino appartengono i misteri di Apollo, dell'ascesi del pensiero che diviene poi arte e scienza. Quindi le figure dei filosofi poste ai due lati formano come, possiamo dire, due ali. Quindi la loro collocazione, la collocazione delle singole figure che non possiamo vedere, diciamo, singolarmente, però dovete tenere presente che non è casuale, ma è espressione delle due figure al centro. Quindi le figure dei filosofi poste ai due lati formano questi due ali, un'ala formata dagli Abeliti a sinistra e un'ala formata dai Cainiti a destra, o se volete in un altro modo, i Platonici e gli Aristotelici. Gli Abeliti si riconoscono nel gesto della figura di Platone, del detto Platone, quindi ovvero ritornano alle idee primordiali che risiedono nel mondo spirituale, di cui tutto il mondo fisico non è che un'ombra, e i Cainiti invece si riconoscono nel gesto della figura detta di Aristotele, lo vedete, appunto, che si debba trovare lo spirito nella trasformazione delle forme del mondo fisico. Alla corrente di Abele appartiene l'ufficio del sacerdote che preserva il sacro creato dall'attività delle gerarchie spirituali, dal mondo spirituale, così come l'atteggiamento devozionale dell'anima. Mentre alla corrente di Caino appartiene il ruolo di comando dei re che guida i popoli, così come l'azione degli artisti e degli scienziati che trasformano la materia infondendovi le idee dello spirito. Quindi possiamo vedere una sequenza di lettura, possiamo dire, nella stanza delle segnature che va dal Parnaso, l'origine di queste due correnti, alla scuola di Atene, la loro metamorfosi, quindi in quello che è platonismo e aristotelismo, e al sacramento, la disputa del sacramento o trionfo dell'Eucaristia, in cui la Trinità risolve il dualismo della corrente di Caino ed Abele. Quindi si ritorna ad un principio ternario, che quindi qui vediamo invece le due correnti che da un lato sono accostate, ma dall'altro tendono a dividersi, quindi non hanno ancora raggiunto una sintesi. Questa sintesi, quest'unione si raggiungerà appunto nell'immagine della disputa del sacramento o trionfo dell'Eucaristia, dove prevale non il numero due, ma il numero tre, in un certo senso. E veniamo a conclusione, all'ultima immagine, alla Trasfigurazione. Vediamo quindi infine la Trasfigurazione che è del 1516, l'ultima opera di Raffaello, in cui viene accostata, peraltro per la prima volta nella storia, vengono accostati due episodi, l'immagine della trasfigurazione sul Monte Tabor con quella invece della guarigione dello sesso, quindi sopra e sotto. E vi ricordo che ha una certa somiglianza con la composizione di quello che era stato il capolavoro di Giovanni Santi, il padre di Raffaello, che appunto prepara la sua via successiva. Quindi anche da questo punto di vista è interessante questo parallelismo. Quindi la trasfigurazione sul Monte Tabor è lo stadio dei 3 anni della vita del Cristo in cui il Cristo, quale spirito del sole, metamorfosa il corpo eterico di Gesù di Nazareth in cui è disceso nello spirito vitale. Quindi trasforma completamente il corpo eterico di Gesù di Nazareth in spirito vitale o budi. A questo episodio sul Monte Tabor assistono solamente fisicamente, solamente tre discepoli,
che sono Giovanni l'Evangelista, appunto, che abbiamo già visto in unione con il Battista, Giacomo e Pietro. E spiritualmente vi sono Elia e Mosè, che vedete ai lati. Quindi sotto il Cristo trasfigurato vedete, partendo da quella che è la destra, Giovanni, Giacomo e Pietro, e vedete ai lati del Cristo trasfigurato, alla destra Elia e alla sinistra Mosè. Quindi Raffaello, possiamo oggi affermare, dall'alto di quella che è la ricerca occulta di Rudolf Steiner nelle incarnazioni precedenti di Raffaello, aveva assistito a questo evento in una forma sovrasensibile. Perché? Perché egli è Elia. E quindi, come Elia, è posto alla destra del Cristo trasfigurato nell'immagine. O meglio, è alla sinistra del Cristo e alla destra dell'osservatore del Cristo. Elia è a sua volta spiritualmente unito a Giovanni, che dove è posto? Subito sotto Elia. È Giovanni l'Evangelista, in cui vive anche il Battista, che è Elia. Quindi vedete che in questa composizione è come se ci fosse, diciamo, una dimensione superiore spirituale che riesce a osservare il Cristo, Elia, e una che appena riesce ad alzare lo sguardo perché non è ancora pienamente nelle sue facoltà, che è Giovanni l'Evangelista nella Trasfigurazione. Quindi lo sguardo di Giovanni l'Evangelista riesce ad innalzarsi solamente per poco al Cristo trasfigurato, al Cristo Gesù trasfigurato, cioè allo spirito vitale che il Cristo ha metamorfosato in Gesù, ma che spiritualmente, come Elia, può contemplare direttamente. Vedete che c'è una netta distinzione tra queste due dimensioni. Potremmo addirittura dire che la composizione non è duplice, cioè trasfigurazione e la guarigione dello stesso, ma è triplice. C'è il Cristo trasfigurato nella trasfigurazione, quello che sono le figure che sono testimoni di questa trasfigurazione, che man mano divengono le figure che sono intorno allo stesso, scendendo a un piano più fisico-sensibile. L'immagine della trasfigurazione viene accostata per la prima volta nella storia dell'arte alla guarigione del fanciullo stesso, che avviene al ritorno dal Monte Tabor, quindi è dopo, è un episodio successivo. Quindi qui vengono ritratti come se fossero contemporanei, vedete anche che uno di loro indica quello che sta avvenendo alla trasfigurazione. Ma lo sta indicando in realtà come un evento che è avvenuto prima nel tempo, prima la trasfigurazione e poi la guarigione del fanciullo stesso al ritorno dal Monte Tabor. Vi prego di osservare l'immagine, come ci indica Rudolf Steiner, dello stesso, perché è ritratto qui, ve lo ingrandisco, anche se si sgrana, eccolo qua, perché è la prima volta nella storia dell'arte che uno stesso viene raffigurato in forma pienamente realistica. Quindi è qualcosa che preannuncia tutta l'arte successiva al Rinascimento. Possiamo dire che quasi diventa quasi fotografica, soprattutto l'espressione dello stesso. Quindi viene a crearsi una polarità tra la parte inferiore e superiore del dipinto, tra la guarigione dello stesso e la trasfigurazione, e questa è una polarità che chiaramente ha un significato spirituale. Qual è? È la polarità tra l'antica chiaroveggenza dei popoli prima del Cristo, pre-cristiani, che ormai è decaduta, che è rappresentata dallo stesso, e nella trasfigurazione la nuova chiaroveggenza conquistata nell'io per mezzo dell'unione col Cristo, che quindi viene a manifestarsi nella trasfigurazione dove il Cristo sfolgora come il sole, lo spirito vitale.
È lo spirito vitale che il Cristo ha metamorfosato dal corpo eterico di Gesù di Nazareth. Quindi sopra avete la nuova chiaroveggenza, quella portata poi dall'antroposofia, e sotto avete invece l'antica chiaroveggenza ormai decaduta. Se volete, in un altro modo ancora, possiamo dire sopra avete questo rinascimento degli dèi pagani in una forma cristiana, come portata dall'arte di Raffaello, ma anche di Leonardo e di Michelangelo, sotto avete invece quello che era la decadenza dell'antica cultura prima del Cristo, con tutti i suoi tormenti, che ormai non erano più, diciamo, non si poteva più guarire da ciò senza la venuta del Cristo, il mistero del Golgota. Vedete che tutti infine indicano da un lato allo stesso, appunto, l'enigma della decadenza delle culture precristiane e pagane, e dall'altro invece indicano la trasfigurazione del Cristo come evento salvifico per l'umanità. Questo dipinto non venne completato da Raffaello perché gli morì a Roma di polmonite, ma l'immagine venne esposta sul suo letto di morte. E questo è molto interessante, perché immaginate il letto di morte con quest'opera a fianco, quest'opera sopra. L'accostamento tra il giovane Raffaello morto a soli 37 anni e la sua ultima opera, La Trasfigurazione, già nell'epoca, nelle cronache dell'epoca, si legge che suscitò nei presenti la viva impressione che egli fosse sì caduto morto, chiudendo gli occhi, ma che lo avesse fatto come abbagliato dal Cristo trasfigurato che egli stesso aveva dipinto. L'immagine, appunto, che di Giovanni sotto il Cristo trasfigurato. E quindi possiamo dire che ora Raffaello, con quest'ultima opera, era vivo nello spirito, proprio come la figura del Cristo, o ancora di più accuratamente, di Elia al suo fianco. Ed è dunque in questo dipinto universale che l'opera di Raffaello si esprime in modo più, possiamo dire, potente e completo, manifestando il suo ruolo nell'evoluzione spirituale dell'intera umanità. Con questo il primo incontro è concluso e vi ringrazio per l'ascolto e proseguiremo poi successivamente con Leonardo e Michelangelo. Siamo arrivati alle 8. Vedo se ci sono, vedo che c'è una nella chat. Grazie mille, grazie a voi. Quindi interrompo la condivisione. Come avete visto, la conferenza, questo commento è diviso in due parti. La parte iniziale che è sull'evoluzione dell'anima di popolo italiana e la relazione con lo spirito di popolo italiano, e la seconda in cui appunto abbiamo descritto gli aspetti spirituali della biografia di Raffaello e alcuni esempi della sua opera, solamente diciamo quattro ne abbiamo visti. Detto questo, io lascerei le domande per una prossima volta, quindi per il prossimo incontro che sarà più breve, dato che non avrà la parte introduttiva iniziale, e mi concentrerò appunto su quello che è Michelangelo. E quindi di conseguenza, scusate, su Leonardo, faremo prima Leonardo e poi Michelangelo, e quindi di conseguenza potremo fare anche delle considerazioni su quello che è stato l'incontro di oggi. Quindi se avete delle domande, le ponete, ve le annotate e poi le possiamo, diciamo, ne possiamo parlare nel prossimo incontro. Quindi vi ringrazio. Grazie Caterina. Grazie, buona serata a tutti. E vi Grazie. auguro
Una buona Ciao. giornata a tutti, ci vediamo la prossima settimana. Grazie. Grazie.